Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, ho 23 anni e vengo dalla provincia di Torino. Sono un appassionato di montagna, ambientalismo, cucina, ma soprattutto dei meccanismi complessi e straordinari del corpo umano. Ed è un po' per questo motivo che ho scelto di iscrivermi al corso di laurea magistrale in Biomedical Omics presso la statale di Milano. In triennale invece ho studiato biotecnologie all'Università di Torino. L'obiettivo di Biomedical Omics è quello di avvicinarci sempre di più alla medicina di precisione. Le scienze omiche consistono sostanzialmente nello studio dei sistemi viventi da molti punti di vista contemporaneamente, quindi il genoma, il proteoma e così via. Quello che il nostro corso ci sta insegnando è il trovare un modo per passare dal macro al micro, quindi dall'analisi di macro campioni di dati e persone. Noi cerchiamo risposte nel micro, quindi per il singolo paziente, e lo facciamo grazie soprattutto a quelle che sono tecnologie molto innovative, come per esempio l'intelligenza artificiale. Perché credo che l'innovazione sia un ingrediente fondamentale per poter vivere un percorso che sia veramente arricchente. Biomedical Omics è anzitutto un corso nuovo, perché siamo alla prima edizione, e poi tratta di argomenti estremamente innovativi. Certamente l'interazione con i professori e anche con i ricercatori e gli esperti del campo con cui abbiamo l'occasione di interagire durante le lezioni. Tutto questo è molto stimolante perché ci permette di vedere davvero la passione, ma anche le difficoltà e le storie di chi ricerca la fa veramente, quindi di toccare con mano quello che sarà la nostra poi futura professione. Mi piacerebbe proseguire con un dottorato e portare avanti un progetto di ricerca in ambito clinico che possa essere il mio progetto. Poi cosa succederà dopo in realtà non l'ho ancora immaginato, però come punti fissi credo che ci saranno anzitutto l'attività in laboratorio e in secondo luogo la partecipazione a progetti di ricerca che siano veramente collaborativi e che permettano di integrare le conoscenze.